E cari amici e cari amiche di Angoli, continuiamo a stare insieme, periodi di lunghi ponti primaverili, e naturalmente è molto importante sapere come proseguiranno, come evolverà il tempo, anche per preparare al meglio le nostre valigie. Ma ci dice tutto sempre lui, il nostro esperto, Paolo Corazon. Ciao Paolo, ben ritrovato! Un abbraccio a tutti, eccomi qua, pronto! Ecco, allora, come ho detto, tutti in vacanza, tranne noi che invece siamo sempre in compagnia dei nostri telespettatori. Ma chi parte, che cosa mette in valigia, come evolve il tempo? Beh, guarda, in realtà nell'immediato avremo una rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia. Questo significa che nelle prossime giornate il tempo si mette al bello in maniera stabile, con il sole praticamente sempre protagonista e con temperature in aumento, con punte massime che nel corso della seconda parte di questa settimana, quindi nei prossimi giorni, arriveranno anche a superare i 25 gradi. Quindi clima particolarmente mite, anche di notte non farà poi particolarmente freddo, quindi su serio giornate molto piacevoli. L'unica cosa, secondo gli ultimi aggiornamenti, il prossimo weekend, che sarà particolarmente lungo perché c'è di mezzo il lunedì 1 maggio, quindi la festa, probabilmente vedrà passare una perturbazione tra domenica e lunedì. Sulle nostre zone domenica rischia di essere una giornata che tornerà a essere piuttosto variabile, con altri acquazzoni, però non sembra essere una perturbazione molto cattiva e insistente, cioè passa l'acquazzone e se ne va. Resta il fatto che probabilmente proprio nel bel mezzo del prossimo lungo weekend probabilmente avremo a che fare con un po' di instabilità, un po' di variabilità. Tutto questo però ormai l'abbiamo imparato, grazie anche ai tuoi interventi, è tipicamente primaverile, quindi ce lo facciamo andare bene, ci piace. Sì, infatti, guarda, c'è la sfortuna che spesso capita proprio durante questi ponti, ma d'altro canto ce ne sono talmente tanti, tra Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, che era difficile tutto filasse liscio per tutte queste feste. Quindi ogni tanto la perturbazione di passaggio, l'acquazzone ci sta anche, insomma, facciamoci una ragione. E poi ricordiamo sempre che, visto il periodo in cui siamo, se anche ogni tanto fa un po' d'acqua, senti, va bene così, che ti devo dire, abbiamo un tale bisogno che alla fine è giusto anche sopportare un attimo, secondo me. E come no, va assolutamente molto bene, ma questi acquazzoni veloci più o meno riusciranno un pochino a mettere un rimedio a questa siccità, nel senso, rivedremo presto risalire il livello dei nostri laghi, naturalmente nelle immagini c'è quello di Como, ma tutti i laghi lombardi soffrono. Quindi queste acquazzoni bastano, basticchiano, ci vuole di più, che succederà? In realtà, come hai detto, basticchiano, nel senso che hanno il merito comunque di bagnare la terra. In questo periodo in cui, tra l'altro, anche per l'agricoltura, un periodo fondamentale per l'irrigazione, almeno avere la terra ogni tanto un po' bagnata da pioggia naturale ci sta. Anche per gli alberi delle nostre città, dei nostri paesi, che stanno buttando fuori nuove foglie, avevano assolutamente bisogno di un po' d'acqua delle loro radici. Però per quanto riguarda le riserve idriche, quindi sia la falda sotterranea, poi come dici tu, fiumi, laghi, lì allora ce ne vuole ben di più di acqua. E allora, come più volte abbiamo ricordato, speriamo in un maggio che faccia il suo dovere, che ci regali altre perturbazioni, come dovrebbe essere d'altro canto, e queste allora sì potrebbero diventare davvero preziosissime per sollevare anche la situazione di fiumi, laghi e falda acquifera, perché per il momento da questo punto di vista siamo ancora in emergenza purtroppo. Certo, e a proposito di maggio, Paolo, visto che tu mi servi questo assist, io voglio ricordare agli amici a casa che sabato 6 maggio, nell'ambito del convegno ecologica proprio qui nella sede di Espansione TV in via Sant'Abbondio 4 a Como, tu sarai ospite, e quindi sono sicura che arriveranno tantissime persone anche per incontrarti, per insomma scambiare due parole e toccare con mano la tua simpatia che ormai entra nelle case di tutti. Quindi ti ringrazio per questa tua partecipazione. Sarà un vero piacere, già l'anno scorso ho avuto questo onore di essere dei vostri in una simile occasione, quest'anno ripetiamo e ovviamente saremo lì a parlare di questi cambiamenti climatici, di quanto stia soffrendo il nostro pianeta e noi stessi, perché poi la sofferenza principale è nostra, degli animali e delle piante, il pianeta Terra bene o male se la caverà in un modo o nell'altro. Però lo stiamo talmente maltrattando che alla fine a pagare le conseguenze siamo i primi noi. Parleremo di questo e spero di incontrarvi numerosi e di toccare il vostro cuore con argomenti che a me stanno particolarmente a cuore.
Certo, io ti ringrazio per tutto questo, hai citato anche il nostro pianeta qualche giorno fa, la giornata insomma internazionale del pianeta, tanti sono stati gli appelli, quindi anche il tuo che arriva naturalmente puntualissimo e io direi invitiamo davvero tutti quanti nel nostro piccolo a fare qualcosa per preservare questo nostro pianeta, perché questo abbiamo, se no che facciamo? Brava, esatto. E allora la parola d'ordine è non sprecare energia, non sprecare acqua innanzitutto. Quindi nel nostro piccolo già questo sarebbe un bel impegno. Stiamo attenti anche all'alimentazione, perché anche questa ha conseguenze su di noi, ma anche sull'ambiente. Per il resto poi speriamo in decisioni più importanti che dovrebbero arrivare più in alto, diciamo, da più in alto e che li prendano davvero delle decisioni buone per il futuro del pianeta. Bene, io ancora una volta ringrazio Paolo Corazzone e quindi sarà un arrivederci anche nell'ambito di Ecologica. Grazie, a prestissimo Paolo, un abbraccio. Ciao, ciao. Grazie. Lei invece è stata giornalista, caporedattore, corrispondente dall'estero per alcuni quotidiani nazionali italiani, esce un suo nuovo romanzo, Mixing, lei è Dada Montarolo, la mia prossima ospite, rimanete lì. E in questi giorni esce il suo nuovo romanzo, Mixing, è in collegamento con me in finestra l'autrice, con molto piacere do il benvenuto ad Angoli, a Dada Montarolo. Ciao Ada e ben arrivata. Un saluto cordiale a te e a tutti coloro che ci stanno seguendo. Dada, vengo subito al dunque perché in questo romanzo c'è davvero un racconto via uno qual'altro attraverso il quale tu racconti una serie di storie, ma so che c'è una voce narrante e tu hai avuto una consulenza molto particolare per intrecciare tutti questi racconti, è vero? Oh sì, è stata una caccia fruttuosa, nel senso che mi sono messa a cercare un barman che mi potesse consultare. E con questo personaggio, che peraltro essendo italiano però in quel momento stava lavorando a Praga, abbiamo lavorato in sinergia. Io scrivevo le storie, gliele mandavo, lui sceglieva il cocktail che era adatto a quella storia, ne discutevamo e poi io ci lavoravo sopra. E quindi è stata davvero un intreccio, una trama a quattro mani dove sono usciti attraverso 12 cocktail e 12 protagonisti, 12 storie che tu hai raccontato. Ma tra queste c'è un fil rouge oppure ogni storia vive di vita sua? Direi che il fil rouge lo tiene proprio il barman, perché ognuno di loro rappresenta un personaggio anche famoso, se vogliamo. Ci sono artisti, ci sono varie personalità che di solito fanno parte dell'immaginario collettivo, di quelle persone che di solito non ci si riesce ad avvicinare. Io invece le ho trasportate nell'atmosfera quieta di un bar, perché ognuno di loro aveva qualche cosa da raccontare e il barman era l'ascoltatore ideale. Dada, premesso, come ho detto prima di collegarmi con te, che tu sei giornalista, caporedattore, corrispondente dall'estero per quotidiani nazionali italiani, ma sei stata anche inserita nella lista dei 10 scrittori da leggere assolutamente, secondo la stampa elvetica, e nel 2017 hai anche ottenuto la targa speciale della giuria dei critici al premio Stresa di narrativa. Quindi, alla luce di questi riconoscimenti, come definisci la tua scrittura? Io la definirei la scrittura di un onesto artigiano. Mi sono sempre considerata tale, comunque. Nel senso che prendo le parole, le scelgo con cura, le coloro, le inserisco in una storia e cerco soprattutto di renderle appetibili al lettore, perché il lettore deve vivere un po' in simbiosi con lo scrittore, perlomeno per il periodo in cui è immerso nel libro che sta leggendo. Il mio obiettivo è quello di fargli provare un pochino di rimpianto alla fine quando legge le ultime parole. Quindi, di fatto, tu a chi ti vuoi rivolgere con questo tuo romanzo? Soltanto a chi vorrà magari andare a ripescare nei ricordi e quindi provare un po' di rimpianto o anche ad altri? Oh,
Questo libro io l'ho dedicato a tutti quelli che nella vita almeno una volta hanno provato l'impulso di fidarsi con uno sconosciuto, perché lo sconosciuto è una meteora, compare nella tua vita, ti dà quello che può e poi se ne va e tu non hai remore, e questa è una cosa che fai o sul lettino di uno psicanalista oppure con un bravo barman che ti sta ad ascoltare. Dada, tu hai mai consegnato qualche tuo ricordo, qualche tua confidenza a qualcuno che ti abbia ascoltato nonostante sia sconosciuto, oppure proprio per il tuo importante trascorso anche di giornalista e quant'altro hai raccolto delle confidenze? Direi che sono più un raccoglitore. Ho sempre detto che lo scrittore secondo me è un piccolo vampiro innocuo. Va in giro, raccatta sangue dalle storie che ascolta, le immagazzina e poi le elabora, le usa. No, non mi sono mai confidata con uno sconosciuto, no. Forse con i miei personaggi, con uno sconosciuto no. Con uno sconosciuto mai. Dada, battuta conclusiva, tornando alla tua scrittura così originale, la vedi anche un pochino cinematografica, quindi chissà mai che magari tra qualche tempo vedremo la tua storia interpretata da grandi attori? Confesso che ci stiamo lavorando. Ah, bene. Perché già su un paio di miei lavori c'è una sceneggiatura in corso e su Mixing proprio... Stiamo vedendo dove possiamo arrivare, ecco, con grande gioia, devo dire. Io mi auguro di essere tra le prime a saperlo e quindi ad averti qui di persona per parlarne, va bene? Molto volentieri, grazie. Grazie Dada, grazie, buon grazie. Lavoro. Dada Montarolo, ospite ad Angoli. A prestissimo, ciao. Buon lavoro a te e a tutto il tuo staff. Grazie, grazie anche a voi per essere stati con me. La nostra mail, come sempre, continuate a scrivere ad angoli@espansionetv.it, il nostro doppio appuntamento alle 19 e alle 7 del mattino, e naturalmente seguite sempre la nostra informazione.